Buonasera, buonasera. Sono le 11:10 di sera, di sabato 21, 20, 21, non mi ricordo. Sono nella mia camera, ho acceso la televisione, sto guardando questo programma. La ragazza che vedete dovrebbe essere una cantante, prima cantava, probabilmente ora stanno raccontando la sua storia. Eccomi qua, ciao a tutti. Faccio un nuovo video acquisti, così finalmente vi faccio vedere la seconda parte di tutto ciò che ho comprato qui in Giappone. Quest'anno mi sono dovuto trattenere un pochino, se non avrei comprato un po' di più perché i soldi scarseggiano, quindi ho dovuto rinunciare a molte cose. Comunque non è un problema, tanto mi rifarò prossimo anno. Ora metto la fotocamera nella solita posizione, così mi vedete. Ciao a tutti. Allora, video acquisti per quanto riguarda le console Super Famicom, Nintendo DS, 3DS e PS1, più degli upgrade. Allora, cominciamo con Super Famicom, solo due titoli, perché i giochi sono aumentati, costano di più. Costano purtroppo molto di più rispetto all'anno passato, quindi ho trovato poco di buono, bisogna spendere. Quindi non vi lamentate se i prezzi in giro in Italia sono alti, perché se qua sono già alti, è normale che in Italia i negozianti che li comprano qua li rivendano in Italia, come anche in Europa. Costano di più, è normale. Comunque qui in Giappone sono aumentati, costano di più, anche Osaka ho visto prezzi molto alti. Si trovano, delle offerte, ma sono sempre di meno. E comunque spesso sono proprio cazzate, cavolate, Tekken 1, Ridge Racer 1, poca roba di buono. Rispetto alla prima volta che sono venuto qui, quando sono venuto qui in Giappone la prima volta, c'erano più offerte. Comunque, chiusa la parentesi. Gli acquisti vi faccio vedere due giochi per Super Famicom che ho preso. Il primo è questo, Atom, che è un gioco d'azione con il protagonista il robottino, che hanno fatto anche un anime. È d'azione, l'ho preso perché 2000 yen l'ho pagato, l'ho preso perché un gioco del genere ancora mi mancava. La confezione non è proprio perfetta, però è ancora accettabile. Pagato 2000 yen, Atom. Poi, altro picchiaduro a scorrimento. Sailor Moon, episodio R, non so come si chiama il titolo, non lo conosco, ed è il secondo di questa serie a scorrimento. Ho pagato 2800 yen dal Mandarake, condizioni CCC, quindi avrà dei difetti, ma è probabilmente un qua strappato, ma non si nota neanche. Cavolate, cavolate, un picchiaduro. Io avevo il primo episodio, bello, l'ho finito, questo mi mancava di questa serie. Hanno fatto anche un gioco a sempre picchiaduro around, e mi pare un gioco di ruolo e un gioco di puzzle tipo Tetris, sempre di 2800 yen. Poi, PlayStation 1. PlayStation 1 ho preso da trader qui alla Chiambara per 826 yen, VG Advanced, il primo, un picchiaduro around. Con un protagonista delle ragazze, non so se si nota, se si può vedere, pagato comunque 826 yen, che sono 6 euro circa, con la fascetta, è un picchiaduro, mi piace il picchiaduro bello, 6,50 euro l'ho preso. Poi una trilogia, tutta la trilogia di Tekken, che non avevo, Tekken 1, Tekken 2 e Tekken 3, che non avevo, e in particolare il primo Tekken sono tutti completi di fascetta, li ho presi a Nagoya, ho sempre portato di Nagoya, e questa è la prima volta che trovo il primo Tekken con la fascetta, non l'avevo mai trovato, quindi visto che avevo anche gli altri due, sempre con la fascetta, vedete, fascette qui all'interno, li ho presi, tanto mi mancavano. E questo è Tekken 3 con la fascetta, Tekken 2 con la fascetta. Mi mancavano, non ce li avevo, o forse sì, o forse ne avevo uno, non mi ricordo.
Li ho presi dal portato di Nagoya e li ho pagati 100, 100, 150, 200 yen l'uno di più, quella cifra lì. I giochi me li ha perdi togliendo il prezzo, quindi non posso più vedere quanto li ho pagati. Poi ho preso uno shooter che c'era anche in sala, molto bello, con la fascetta, anche questo, la prima volta che lo trovo con la fascetta. Comprato sempre dal super potato di Nagoya, Raiden Project. Pagato, se non sbaglio, 1200 o 1300 yen, una roba del genere. Non è caro per essere uno shooter completo di fascetta. Tenuto bene. Il CD, vediamo il CD. Sì, perfetto. Un prezzo molto conveniente e l'ho preso. Poi, in un negozio sempre a Nagoya, perché vi ho già spiegato che non c'è solo Super Potato, ma ci sono altri due negozi di videogiochi lì a fianco. Ho preso un gioco di guida che mi sembrava bellino, giusto per avere un titolo di guida, ovvero Grand Racing Total Driving, eccolo qua, completo di fascetta, pagato 458 yen, 3 euro. E non so, magari è una carata, non lo so, quando arrivo in Italia lo proverò e vi dirò. Poi, piattaforma Nintendo 3DS. Solo un titolo per ora, non so, vediamo poi tra domani e dopodomani, ovvero Sonic Toon. Uscito anche su Wii U, che pare sia una schifezza su Wii U, su 3DS è sempre decente perché è un platform lineare, non è in 3D come quello su... è sempre con effetti 3D, però è un platform lineare, quindi sembra sia abbastanza decente sul 3DS. A me piace Sonic, l'ho pagato 2200 yen dal Mandarake, però non mi ricordo quale, comunque dal Mandarake 2200 yen. Poi altri titoli, Nintendo DS, il primo Nintendo DS. Ho preso Jump Superstar dal Book of Sendai, pagato 500 yen. È un picchiaduro con una media di personaggi della serie Jump, c'è Oli e Benji, c'è Ken, Ken mi sembra, Sanseiya, Harale, Naruto, Dragon Ball, Bleach, una marea. Ce ne sono una marea, 500 yen, me lo sono portato a casa. Poi, quello che dovrebbe essere, spero di non aver sbagliato, ma ho paura di sì, il secondo Sonic Rush. Sonic Rush 2 per Nintendo 3DS, Nintendo DS. Dovrebbe essere questo, perché ho visto un altro episodio di un altro titolo che era proprio, si vedeva dalle immagini dietro, che era l'avventura, il Chronicles, quello che da noi venne chiamato poi Sonic Chronicles. Questo qui dovrebbe essere il secondo Sonic Rush, che io ho il primo. Da dietro, vedendo le immagini, mi sembra un platform, quindi spero sia proprio questo, perché non riconosco i kanji. Comunque, mal che vada, me lo tengo, al solito piace. Sonic Rush 2, spero. E poi ho preso Sonic Color per Nintendo DS. Non mi ricordo quanto li ho pagati, comunque siamo sotto i 1000 yen, penso sulle 5, 6, 7, cioè forse questo 1000, non di più, comunque attorno ai 1000 yen per avere gli altri due Sonic che mi mancavano. Poi, altro platform, Wario, dovrebbe chiamarsi Wario 7, eccolo qua, platform per Nintendo DS, pagato sui 1000 yen, anche questo me l'hanno aperto, quindi non vi so dire esattamente. Ho giocato gli episodi precedenti, mi è piaciuto, questo mi mancava e l'ho preso. Poi, dal Book of Kuyakabara, tre platform che non avevo. E cominciamo con Kirby e qualche cosa che non mi ricordo, non so come si chiama, non mi ricordo. 950 yen, un platform in 2D con grafica carina, Kirby mi piacciono i platform, questo mi mancava e l'ho preso, 950 yen. Continuiamo con i platform, Super Princess Peach, Nintendo DS, eccolo qui, pagato anche questo 950 yen, sono 7 euro, e per un platform come questi ne vale la pena. E anche perché questo è unico del suo genere, con la principessa Peach, il primo episodio che hanno creato, 950 yen. E poi Yoshi Story, Yoshi Island DS per Nintendo DS, eccolo qui, pagato anche questo 950 yen.
sempre dal Book Off, tutti e tre dal Book Off. C'era anche un altro Kirby che non mi ricordo se non l'ho preso perché mi pare che ce l'ho tra i giochi che ho in Italia, quindi non volevo avere il doppio titolo. E poi sul Nintendo 3DS c'era anche l'altro Yoshi di questo, il 3DS, per 3DS, però costava già ancora 2500 yen, mi sembra. Poi cercavo, se non ho preso, c'erano ma non ho preso, Super Mario 64, che mi manca per il DS, ma viene tanto, viene 2000 e fischia, ed è un gioco di lancio della console nel 2006. Viene meno di 2500 yen, non si trova, quindi ho rinunciato per ora. E poi volevo, Tekken per il 3DS e Dead or Alive per il 3DS, ma anche quelli che sono due titoli di lancio della macchina possono ancora cadere adesso. Anche lì si viaggia sulle 2000-2500 yen, è perché tengono il prezzo. Va bene. Poi ho preso una traccia audio che cercavo, ne cercavo anche altre, però vabbè, non le ho trovate, ma c'erano nel negozio, solo che ce n'erano una marea. Stavo impazzendo a cercare, quindi ho rinunciato, però vabbè, già mi accontento di questa. La soundtrack di Ranma, che dovrebbe riguardare il film. E non mi ricordo come si chiama, c'è Piece of Love, come ho visto il titolo Piece of Love, l'ho preso, 1000 yen, e ha 19 tracce, spero che le altre siano belle, il soundtrack di Ranma, che non avevo, che io volevo. Poi devo fare un piccolo aggiornamento per quanto riguarda i giochi per PSP e PS2, perché ho aggiunto due titoli. Uno è questo, Spectral vs. Generation, preso dal Mandarake qui da Chiabara, un picchiaduro. Pagato 1000 yen, 7 euro, quindi lo volevo, un picchiaduro carino. Molto simile a quelli che circolano adesso già nelle sale giochi, qui da Chiabara. Bello. E poi un Gundam, un altro titolo di Gundam. Il Gundam versus qualcosa, Next Plus. Non riconosco i kanji, quindi non vi posso dire come si chiama esattamente, che è questo per PSP, che è un gioco d'azione, pagato 278 yen dal trailer. Sezione junk, che loro considerano immondizie, però ovviamente il gioco è a posto, 278 yen. E poi per PS2 un altro titolo della serie Guilty Gear, che non avevo, questo, Guilty Gear Izuka, picchiaduro molto famoso in Giappone. Sono usciti anche altri episodi su PS3 e sicuramente arriveranno anche su PS4. L'ho pagato da Retro Game Champ, da Chiavara, il primo titolo che prendo lì, pagato 480 yen, 3 euro, e per un picchiaduro 3 euro va bene. E con questo ho concluso. Anzi no, non ho concluso, perché poi ho comprato anche dal Book Off di Yokohama due manga, due numeri, uno a 100 yen l'uno, ce n'erano una marea, anche serie complete, tutte a 100 yen l'uno, tutte serie abbastanza vecchie. Una non è proprio così vecchia, comunque il primo è Ranma Mezzo, il numero 1, pagato 100 yen più tasse, 108 yen, tenuto bene. E poi solo il numero 1 dei Cavalieri dello Zodiaco Saint Seiya The Lost Canvas. Anche questo è tenuto bene. Cercavo anche il numero 1 di Dragon Ball, di Ken, l'altra serie di Ranma, perché c'è un'altra serie, Orange Road, ma non li ho trovati. Quello non ce li aveva. Pazienza, li comprerò il prossimo anno, tanto questi sono solo da collezione. Non li leggo perché non so giapponese. E quindi niente, spero di trovare poi anche gli altri. Questo è il numero 1. Sì, metto via. Poi siamo andati oggi a Odaiba per cercare, oltre a vedere Odaiba, c'era anche il torneo di Tekken. Abbiamo girato come dei matti chiedendo informazioni, quella alla fine in serata l'abbiamo trovato, era lontano, era in un punto un po' nascosto vicino a un campo da tennis, in una sorta di capannone preparato apposta per il torneo. Noi pensavamo di trovare chissà che cosa, in realtà c'erano due coin-op dove giocavano chi si sfidava, c'era Arada, il produttore di Tekken,
qualche cosplayer, un po' di pubblico e un po' di coin-op in giro per la sala dove potevi giocare gratis, però nessuno giocava. Era il torneo mondiale nel mondo, così sapevo, ma non c'era nessuno. All'entrata ci hanno dato, per poter entrare, il braccialetto per entrare come ospite. Poi ci hanno regalato questi stickers di Tekken. Ho scritto The King of Iron Fist Tournament 2015. E questo libricino piccolino che aprendo, il mio amico l'ha aperto, c'è una card dentro per il 20° anniversario di Tekken. Siamo andati lì oltre per il torneo, anche per cercare di beccare Yuriko Tiger, nota cosplayer, che noi conosciamo, abbiamo già visto, abbiamo chiesto di vederla qui alla Chiabra se voleva venire una sera, un giorno, quando voleva, ma non poteva per questione di lavoro. Sapevamo che lei era lì, quindi siamo andati anche per quello, però quando siamo arrivati non c'era più, quindi non l'abbiamo incontrata, peccato. Noi non dice andare martedì, ce ne andiamo, quindi mi sa che non la rivediamo quest'anno. Va bene, con questo ho concluso. Non credo di fare altri acquisti. Ho preso già 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 giochi e direi più due manga. E direi che posso essere felice, considerando anche il fatto che ho molti giochi che ho comprato l'anno scorso che devo ancora iniziare, quindi direi che può bastare. Domani andremo a Shibuya, faremo un giro lì, poi lunedì finiremo la Chiabara, la sera facciamo le valigie e torniamo in Italia. Quindi ora prendo la fotocamera e davanti a questa trasmissione vi saluto e ci vediamo alla Chiabara, a Shibuya domani. Quindi mi raccomando, e vi ricordo sempre la mia pagina Facebook, seguitemi su Japan Otaku Paradise in Giappone al cuore, mettete mi piace su YouTube, iscrivetevi mi raccomando. Quindi ci vediamo domani, ciao ciao.